Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del Let's Play di As Dusk Falls. Ok, secondo abbiamo, lo ricordiamo da ieri. Ieri sono successe un sacco di cose strane. Questo qui, questo gioco è tipo Detroit, quindi potrebbero essere... Già dal primo capitolo credo che la storia si potrebbe modificare. Quindi magari quello che ho fatto io è diverso da quello che farete voi. Quindi andiamo avanti. Quello che ci è successo, la cosa importante, è che il marito di questa signora ha sparato a un criminale e un altro criminale aveva sotto tiro la signora qua. Vediamo che succede. Non abbiamo sparato. Di punto in bianco con un fucile davanti a tutta la tua famiglia. Io non era carico. No, ma tu non lo sapevi. Eri pronto a farlo. Per la mia famiglia. Vuoi rapire mia moglie, amico? Credi che starò qui a guardare mentre ci provi? È tutto colpa della moglie. Bale, comunque. Prendi il borsone. Ce ne andiamo. Ragazzi, non andremo da nessuna parte. Merda! Il primo capitolo, ragazzi, è stato bellissimo. No, non so se dovremmo fidarci. Ah, sicuramente è lo sceriffo. Vuole i soldi sicuramente, quindi non avrà scrupoli. Questi sono, è impossibile che riescano a scappare. Qui è lo sceriffo Romero del dipartimento della contea di Turok. Ma voi stronzi lo sapete già. La buona notizia è che in Arizona il furto con scosso è un crimine di terza classe. Ce la si cava con una segnalazione. La cattiva notizia è che voi idioti avete fatto irruzione in casa mia, mentre mia moglie era in casa, cazzo! Jake, controlla che non vadano sul retro! Se siete abbastanza intelligenti mi risparmierete un po' di problemi. Hanno già ucciso il poliziotto, però. Attenti al telefono! Vi chiamerò per negoziare la vostra resa! Non ci parliamo con quello. Vero? Questo è proprio intelligente, questo Dale. Portalo là dietro e distrugge quella radio. Dante ci tirerà fuori. Il più delle volte è fin troppo duro, ma arriva in fondo alle cose. Lo conosci bene, negozierà? Lo conosci bene. Lo conosci molto bene. La città è piccola, ci conosciamo. Forse ci dovevamo fare i fatti nostri, ragazzi. Perché quello... Saprà che Ash non è qui stasera. Ash è tuo figlio? Sì, la cosa migliore che abbia fatto. Qui siamo bersagli facili. Io dico di seguire il piano, tentiamo tutto con un ostaggio. Il cancello sul retro è chiuso, non c'è modo di entrare. Tyler, non lo so. Forse dovremmo consegnarci e... Sta zitto. È troppo tardi, hanno ucciso il poliziotto. E questi sbirri da quattro soldi non riuscirebbero a prendere neanche un raffrettore. Meglio aspettare. Più si aspetta è peggio, lo dicono in tutti quanti i film. Uno vuole rispondere? La polizia vi prenderà e vi metterà fatti, in prigione. Smettila o ti metto in punizione. Ehi, non puoi parlare così a mia nipote. Ha 6 anni. Sta solo dicendo quel che pensa. Sì, dico solo quello che penso. Basta! Il prossimo che parla se ne va nella stanza sul retro. C'è un altro telefono là dietro. E poi mi è venuto in mente. A parlare con Dante. Il padre faceva tutto il buono, quello del cancro deve morire lo stesso. Sfidalo mantenendo la calma. Non metterai nessuno in quell'ufficio. Credimi, lo farò. Non offenderti, ma mi sa che sei solo un buffone. Va bene, basta, sul retro. No. Oramai è andato. Non separarci. Starà zitto. Tesoro, va tutto bene. Non va bene. Niente di tutto questo.
Questo se la vuole prendere pure con la criminale qua. Non ci va bene mai niente alla moglie. Tieni la bocca chiusa e non farmi tornare qui di nuovo. Cos'è questa storia? È pure ingazzato. Se lo sceriffo richiama. Buona idea. Riesci a liberarti da... Niente. Troppo stretto. Va bene. Come facciamo? Con un po' di attrito, forse. O delle forbici. Le forbici sono meglio. O delle forbici. Solo come ci arriviamo là sopra? Portapenne. È impossibile, ragazzi, è impossibile. È fisicamente proprio impossibile. A parte che fai un casino della Madonna. Sentiranno. Tossirò. Al tre. Uno. Due. Se la polizia continuerà a squillare. Tu fatti i fatti tuoi, ma no, no, questo. Ma è incredibile, è incredibile. Cioè, se uno da quell'altra parte sta, deve pigliare il telefono, poi dopo non squilla più. Tu ce lo dici pure ai criminali. Veloce, blocco la porta. Sono nel Desert Dream Motel. Devo parlare con lo sceriffo. Qui lo sceriffo Romero. Con chi parlo? Mi chiamo Vincent Walker e sono... la mia famiglia. Siamo in ostaggio. Ehi, rallenta, Vince. Io posso aiutarti, ma prima ti devi calmare, va bene? Siamo calmissimi. Senti, devo sapere, dov'è il mio agente? È morto. Lui, gli hanno sparato, è morto. Pronto? Lo chiamavamo Big Sam. E non è colpa nostra. Era un bravo uomo. Che altro puoi dirmi su quello che sta succedendo? Sono intrepidi, bisogna dirgli. Zoe ha paura, il personale del motel è sicuro. Il loro cognome è Holt, è la cosa più intelligente da dire. Le persone coinvolte sono tre. La direttrice ha detto che sono i figli degli Holt. Ah, merda. Beh, questo spiega tutto. Sì? In che senso? È una lunga storia, ma stasera sarà la fine. Bisogna andare a chiamare la mamma. Tranquillo. O i genitori, se ce li hanno ancora. E Tyler a comandare, è importante. Quello che comanda credo si chiami Tyler. Tyler, esatto. Ha ucciso lui il vice. Non so che farà se qualcosa lo scatena di nuovo. Pensavo fosse lui quello con i nervi saldi. Se Tyler perde la testa, devi stare attento. Ehi, hanno bloccato la porta. Vince, la porta non reggerà. Diciamo, Dane è uno psicopatico. Il fratello di mezzo credo si chiami Dale. Sembra una mina vagante. Sì, quello è Dale. L'ho sorpresa ad aggredire... Tutto il resto non sono cose importanti. Non so perché, ma penso sia stata colpa mia. Non ho più tempo. Ascolta, Vince. Metteremo fine a questa cosa prima di quanto tu pensi. Tieni gli occhi aperti, ok? Se provi a parlare di nuovo con uno dei miei ostaggi alle mie spalle, lo porto alla finestra e gli sparo. Quindi ancora non ci vuole sparare. 30 metri dal motel e non chiamare più. Cosa gli hai detto? Tutto. Gli ho detto quello che sta succedendo qui. Che sono stati gli Holt. Non è che ci devi dire proprio tutto. Dovevi dire se che Sam era morto. Questi poliziotti lavoreranno anche per la contea, ma è a lui che obbediscono e a lui non importa di nessuno di noi. E a te sì. Lasciarvi solo. I fatti suoi proprio. Lasciami, fa male. Non ce la fa, è più forte di lei. Ma chissà qual è la cosa più intelligente da fare.
in una situazione del genere. Sicuramente farà uccidere la moglie, no? Quel tipo di moglie particolare. 12 anni come meccanico di volo, a livelli piuttosto alti, e poi un giorno, bam, pezzi di motore per tutto l'hangar. Due operai in ospedale, un altro all'obitorio, solo per aver lasciato un bullone lento su un DC-10. No, non sono stato io. C'era un disco compressore difettoso. La compagnia stava tagliando le spese, io li ho avvisati, ma... È pur sempre la sua parola contro la loro. Il mio consiglio? Firmi il modulo. Prenda i soldi. È un'offerta generosa. Questa era... Un accordo di riservatezza. Firmarlo sarebbe un suicidio professionale. Senta, tenga l'assegno. Non basta nemmeno a pagare l'affitto di un anno. Io rivoglio solo indietro il mio lavoro. Signor Walker, con tutto il rispetto, non potrà mai più lavorare per una compagnia aerea. Ora faccia un favore a se stesso. Prenda la penna. Ribalta la scrivania o firma il modulo? Ribalta la scrivania, se tieni ragione, di ragione. Puoi ficcare tutto il tuo cazzo di penna su per il culo. Oh, guarda quanto tosto, Vince. Ha ancora voglia di lottare dentro di sé. Merda. Due giorni prima del Desert Pronto? Dream. Sì, ho appena fatto un sogno stranissimo. Ero di nuovo nello studio dell'avvocato. Un sogno? A quest'ora del giorno? Mentre stavo facendo i bagagli, sai, sognando la nostra nuova vita in Missouri. Basta che sia tutto a posto per il padrone di casa. So che questo trasferimento è un grande passo e un sacco di stress, ma ho un buon presentimento, Vince. Torneremo per le 7. Prenderò del cinese. Zoe! Scusa, devo andare. Va bene, ok, ma... È proprio un buon presentimento. Vince, mo? Mi sono... Sono le 6.25. Ho fatto va niente bene, ragazzone, hai fino alle 7 per tirare a lucido questo appartamento. Da dove cominci? Il meteo? No. Lavi i piatti. Questo è un buon sempre... Che dobbiamo fare? Cerchio. Poi questo tipo della cena, taglia cena. Poi evidentemente ha. Scuri giù, ok. Ok, piatti fatti. Yeah. Ma che dobbiamo fare? Aggiustiamo l'aria condizionata, questo pure da fastidio. Se funziona come l'aria condizionata in cabina di pilotaggio, ci dovrebbe essere. Beh, cerchio, questa è ovviamente tecnologia. Premi ripetutamente. Corri. Cerchio. Tocca. Come l'ho toccato? Sì, vaffanculo anche a te. Mi piace sudare. Siamo a posto, direi. E ora? Non si può fare più. Esce all'aperto. Prepara gli scatoloni. Prepara gli scatoloni. Facciamo i cristiani seri. Credo che alcuni sogni non decollino. Quello si cazza pure che non abbiamo messo a posto l'aria condizionata, però noi abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo solamente 10 minuti. Va bene, ci siamo quasi. Esce all'aperto, non serve a niente. Imballa le foto. Questo non si trovava. Guarda le foto, fai i bagagli. Stiamo facendo tutto per non far incazzare a quell'altro, eh. Abbiamo ancora qualche minuto. Controlla il meteo. Esce all'aperto, forse prepara il dessert. No, prepara il dessert no. Usciamo all'aperto, eh. Che magari ci sta qualcosa fuori dal balcone ancora da mettere a posto. Si vede Sacramento. Torna dentro, guarda l'orizzonte. Che
bisogno del Gateway Arch. Ho sempre avuto la vista migliore qui. Penso che è finito bello. Non senti le cazziate che arrivano. Ta-da! Ciao, Zucchina! Com'è stato il tuo ultimo giorno? Ok, credo. Millie mi ha dato il suo indirizzo, ma mi mancherà. Sì, lo so. È un bel cambiamento per tutti. Le scriveremo appena saremo a St. Louis. Ok, ora devo aiutare la mamma. Corri di sopra e mettiti il pigiama. Mi metti a letto tu stasera? Certo, piccola. Monizia. Così ho preso il tuo preferito. Gamberetti. Hai sentito quelli dei traslochi? No. Vedi? So che ho detto che avevo quasi finito, ma... Ma cosa? Ho fatto del mio meglio, abbiamo fatto il nostro meglio, ragazzi. Ci ho provato, davvero, ma non mi ero reso conto che c'era così tanto da fare. E l'aria condizionata non è nostra responsabilità. Però anche quello ci abbiamo provato. Ma so com'è il nostro padrone di casa. Chi rompe paga. Mi spiace, tesoro, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Però l'abbiamo anche toccato quando ha detto tocca. Sto bene. È solo un sogno che ho fatto sul... non importa. Ricordi che cosa mi hai detto quando mi hanno licenziata? Frega tutta la cancelleria prima di andartene? No. Mi hai detto che il cambiamento fa male solo quando cerchi di impedirlo. E avevi ragione. Se non fossi stata licenziata, non avrei mai completato il dottorato o iniziato a lavorare all'università. Ho capito. Concentrarsi sui lati positivi. Dio, che fame! Zoe ha già mangiato, ma io non ce l'ho ancora fatta. Ma che stanno mangiando? Io la metto a letto e tu ti mangi i noodle. I spaghetti nei pezzi... Ah, i noodle. È giapponese, è giapponese, è giapponese. Come quelli di Zenigata. Come quelli di Zenigata sembravano più buoni. Mettiamoci il pigiama. Allora, come ti senti per il trasloco di domani? Non vedi l'ora? Ho sognato che i traslocatori prendevano la mia lampada a stella. E io avevo paura, perché non dormo mai al buio. Sai una cosa? Anch'io ho fatto un brutto sogno. Su una cosa che non riesco proprio a togliermi dalla testa. Riguardava il buio? No, ma... I sogni a volte cercano di dirci qualcosa, sai? Tipo... cosa? Non c'è niente di male ad avere paura, mi sembra più... Tutti abbiamo qualcosa che ci spaventa, come il buio. E va bene. Comunque, se non ci convinco le risposte, un giorno non ne avremo più. Dobbiamo aspettare che escono anche le altre. Perché uno più pensa, più ci vengono in mente opzioni. Ok, ti voglio bene all'infinito. Anche io. Spero che la ditta di traslochi si presenti domani. Non potevano inviare una conferma? Già fatto. Bene, vado a darle il bacio della buonanotte prima che si addormenti. Oh, eccoli qua. Scommetto che sono loro. Forse è il padre, Nuovo messaggio. Bruce, mi mancherà il tuo dolce sorriso, pasticcino. Ultimo drink? Chi è Bruce? Poi ti spiego, Vince. Perché è andata via la luce? È un blackout. Capita spesso qui. Non è un blackout, è quel maledetto sceriffo. Dale, tieni gli occhi aperti. Ci sono? Devo uscire di qui, cazzo. Non mi piace il buio. Per allora, innanzitutto potremmo... portala di sopra e falla... Cerca nella scrivania.
No, okay. Non è necessario. Questa è la scrivania. E controlla che le finestre siano chiuse. Una forcina potrebbe servire. Jay, subito! È impossibile, prova la finestra. È impossibile aprire la finestra con la forcina, nessuno ci riuscirebbe mai. Da qui non si esce. Ce n'è uno sul retro, ma non funziona. La porta? Potremmo provare ad azionarlo manualmente. Non ci riusciremo mai, apriamo la porta. Ehi! Ok, cerchio. Scorri. Scorri. Non ci credo, ha funzionato. Vedi qualcosa? Questo solamente funziona solo perché è un gioco. Troppo buio là fuori. Attento, riesco a vedere tu. Noi. Prendi della corda, dovremmo legare gli ostaggi. Ehi, l'hai sentito? Controllo Vince, io. Vince. Zoe è lassù e ha paura del buio. Stanno venendo a prenderti, lo sai, vero? È impossibile, non l'hanno sentito. Però se adesso Joyce e la moglie si mettessero a fare casino, scappiamo, sarebbe più semplice. Stai zitto, fammi pensare. Poi le scale sono di legno, ci sentono sicuro con tutta la moquette là. Zoe, sono io, Zucchina, papà. Poi ci troviamo. Oh, è andato sopra. Non parlare, non fare rumore. Sta con Jay. Facciamo ascolta. Dobbiamo stare in silenzio. Là, quello veniva dalla hall. Perché ci nascondiamo? Perché non so cos'altro fare. Ehi, sono io. Sono Vince. Sto entrando. Papà! Silenzio. Non le ho fatto del male. Te lo giuro. Lo so, l'ho sentito. Zoe, stai bene? Papà, non voglio più stare qui. Ora dobbiamo essere forti. Devi essere forte ora, Zucchina. Soprattutto devi stare zitta. Ma avevi detto che va bene avere paura. Sì, lo so. Ma adesso dobbiamo essere coraggiosi. Mi serve il tuo aiuto stasera. Capisci? Credo di sì. Ok. Pensi che cercheranno di entrare? Non avvertirlo. Ma chi dove non lo avvertiamo? Stiano solo controllando la situazione. Non lo faranno. Tu credi? Sì. Sta tranquillo. Ascolta. Forse dobbiamo avvertire a questo punto. Fuori di qui prima che torni la luce. Ok? Con la mamma e il nonno. Ma certo. Non li lasceremo indietro. Non fare promesse che non puoi mantenere, Vince. Che scendiamo giù? Ma c'era la finestra aperta. Vince, proprio le idee... State bene? Peggiori ti vengono. L'hai trovata, grazie a Dio. Silenzio. Dobbiamo andarcene. Dammi i polsi. Corri. Sei ferita? No. E tu? Questo sarà Jay, no? Ah, una poliziotta. State giù! Non sparate! Siamo ostaggi! Giù, non muovetevi. Loro dove sono? Sono usciti al retro. Ma nessuno che risponde. Vai alla porta. Ti copro io. Non puoi ripiegare.
Non ce la faremo. Resta nascosto. Dove vai? Vince, dobbiamo andare. È troppo pericoloso. Morirò in questo cazzo di motel. Ma che cazzo fai? Nonno! Questo muore. Non è morto. Sancetti a terra! Sapevo che era una cazzata. Ritirata! Ritirata! Non sparate! Ripeto, non sparate! 8 metri! Se ci riprovate, escono tutti in una sacca per cadaveri! Ma erano dentro. Ma che fanno questi poliziotti? Ma è una cosa di pazzi. Jim, mi senti? Oh, Gesù, va bene. Ok. Vince. Nonno, sta male. Non lo so, tesoro. Jim, stai bene? Papà, gli serve aiuto. Chiamate un'ambulanza. Sta bene. Forse è solo una commozione cerebrale. Non è solo quello. Ha un tumore al cervello. Se è stato colpito nel posto sbagliato. Merda. Ce la fai, nonno? Oddio. È tutta colpa mia. Se non fossi stato così ostinato nel volerla rivedere. Ehi! Ci sei ancora? Sai dove ti trovi? Sai dove ti trovi? Jim? Sai dove siamo adesso? Arizona. St. Bluff Motel. Bravo. No, si chiama Desert Dream. Ma si chiamava così prima che lo comprassi. Come lo fa a sapere? Starò bene. Mi serve solo un minuto per... per... Calma, calma. Ha bisogno di un medico. Come ti hanno beccato così in fretta? I poliziotti, loro... Non ho avuto il tempo di nascondermi. Per fortuna c'ero io a salvarti. Dale, vedi se riesci a barricare il secondo piano. Adesso lui sa che gli abbiamo detto una bugia. Cosa? No, no, zitto! Ascoltami tu! Quello che voglio è un elicottero o comincerò a uccidere ostaggi. Non te lo manderanno mai l'elicottero. È un passaggio sicuro per il Messico. Messico? Da quando? Da adesso. Sentite, ci siete dentro fino al collo. Non siete riusciti a fare una rapina. Ora volete un elicottero? Risparmiati la lezione. Ce la fai? Ci penserò. Ma prima ho bisogno di un atto di fede. Lascia andare uno degli ostaggi. La fede non è il mio forte. D'accordo. Mettiamola sul pratico. Avrete voglia di un pasto caldo. Giusto? Vi mandiamo... I primi ostaggi si scambiano sempre con le pizze. E poi bisogna pensare all'elicottero. Che ne dici? Pizza. Ma non da quel posto di merda in città. Avevo detto. Quella di Franco. La pizza di Francos. Dammi 20 minuti. La pizza vegetariana. Buone notizie, gente. Uno di voi se ne va a casa. Io bisogna far andare. La bimba. Ragazzi, è la bimba bisogna... Questo sto ancora pensando a Bruce. Mi mancherà il tuo dolce sorriso, pasticcina. La ditta di traslochi ha finalmente confermato. Domani mattina. Si va. Almeno ci godiamo un ultimo tramonto californiano. Tredici anni fa non vedevo l'ora di andarmene da St. Louis. Ero la prima in famiglia ad andare al college. E mia madre. Non dimenticherò mai quello sguardo di orgoglio mentre mi salutava. Sai cosa? Non avrei mai immaginato che sarei stata orgogliosa di tornarci. Vorrei solo che non ci fosse tutta questa roba. Questo è Bruce davanti agli occhi. Più stressante dei traslochi. Uh,
Di 6 anni. Che significa di 6 anni? Divorzio. Diciamo di 6 anni, così vediamo che significa. Cercare di far dormire Zoe? Sì, in cima alla lista. Comunque, stasera sarà la nostra ultima notte. Sembra passato molto da quando... E allora... Beh, perché non renderla speciale? No. È inutile, non serve a niente. Tanto questo ci costa cazzo. Allora, chiama pure Bruce. Dice, vai a rispondere a Bruce. Non ora. Sveglierà Zoe. Pronto? Beh, grazie. È stato bello lavorare con te. Oh, lasciala finire. Anche senza di me. Buona fortuna anche a te. Ciao. È inutile che si metti a parlare con quell'altro. Non eri con lui un'ora fa? Che ti devo dire? Manco già i miei colleghi. Colleghi come Bruce? Perché hai? Mi ha fatto tutta la cosa per non dire il fatto di Bruce. Papà. Ma colpa nostra che abbiamo spento il telefono. Zoe. Ehi, dovresti essere a letto. Ha telefonato Bruce. Neanche con la lampada accesa. Ehi, papà. Zucchina? Vivremo sempre insieme, vero? Tu, io e la mamma. Questa è la bimba, sa già tutto. Diciamo, chiediamo perché. Siamo onesti con la bimba, perlomeno. Perché me lo chiedi? I genitori di Anna litigavano. E ora non possono più vivere insieme. Non ti preoccupare, tesoro. Noi non lo faremo. Che devo fare? Vuoi chiamare Bruce, mo? Dunque, questo Bruce... Oh, è solo un docente di macroeconomia. Abbiamo fatto ricerca sulla crisi finanziaria in Ecuador. Non c'è molto da dire. Diciamo è molto insistente. Ti piace? Diciamo è molto insistente, ma... È un po' strano. Prima ti manda un messaggio, poi ti chiama sul cellulare e poi chiama a casa. Si è perso il drink d'addio e voleva salutarmi. È stato solo gentile. Vero pasticcino. Dimentichiamo questa storia. Non roviniamo l'ultima sera. Ormai è già andato, Vince. Ci attendono dei giorni impegnativi. Bevi il vino, bevi il vino, fa sempre bene. Il vino fa sangue, chi lo diceva? Non mi ricordo. Qualcosa non quadra. Hai lavorato fino a tardi ultimamente, più del solito. Perché sto per cambiare scuola. Voglio finire in bellezza. La settimana scorsa hai detto che dovevi restare a correggere dei compiti, ma sei tornata e sapevi di vino e di profumo. Guardami, Vince. So che non è stato un periodo facile. Non è stato il nostro anno migliore, ma te lo giuro, non è successo niente tra me e Bruce. Mi puoi credere? Aspetta, diciamo un'altra volta... No, mi dispiace, no. Sì, mi dispiace. Michelle, me lo sento nel profondo che mi stai tradendo con questo tizio. Non essere ridicolo. Dammi il tuo telefono. Cosa? Vediamo i tuoi messaggi. Nascondi qualcosa? No, certo che no. E quindi? Vediamo il telefono. Guarda che aria colpevole. Qual è il problema? Ho sbagliato. Sì? Mi dispiace. Mi dispiace.
Avevo ragione? Non so cosa dirti. È successo e basta. Allora, niente succede per caso. Sei divertita quando è iniziata perché è proprio lui. Io non direi nessuna di queste tre o quattro cose. Questo qua non serve a niente. Questo non serve a un cazzo. Questo non serve a niente. Diciamo, niente succede per caso. È solamente un'affermazione. Lo hai fatto, Michelle. Hai scelto tu di farlo. Cristo. Non c'è bisogno di alzare la voce. Diciamo la bassa voce. Stupido. Dopo l'incidente eri così. Non era un bel momento per nessuno di noi. Diciamo la relazione è finita. No, dobbiamo chiedere solo lo ami. Dimmi la verità. Forse dobbiamo chiedere la relazione è finita. Certo che no. Io amo te, ma ogni volta che ti tocco mi allontano. Vince, però pure tu proprio legname, eh? Senti, è stato solo sesso. Davvero solo quello. Bisogna dire qualche altra cosa. La famiglia e Zoe? Non hai pensato a come potrebbe sentirsi? Volevo fare del male a nessuno. Michelle. Mi sono sentita respinta. Non mi sfiori da mesi. Non mi guardi neanche. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo visto un film insieme? Vince. Quando hai perso il lavoro, hai alzato un muro. Sì. Hai fatto finta che tutto andasse bene. Che non avevi bisogno di parlare, ma il muro era diventato sempre più alto, mattone dopo mattone. E mi sei mancato, ok? Ma bisogna dire che mi ci dispiace, perché Vince sei un cretino. Non volevo creare un muro tra noi. È solo che... Andiamo avanti. Solo che non me ne sono reso conto. Mi dispiace. Senti, stiamo insieme da 12 anni. Abbiamo passate tante. E c'è la bimba, poi. Vorrei che potessimo superare anche questa. Ultimamente sei stato così... assente. Non mi piace vederti così, Vince. Quindi tutto questo è colpa mia? Certo che no. No. Vorrei che potessimo parlare di ciò che stai passando. Oh, yeah... Ma Vince, sei inguaiato. Che cos'è che non è così semplice? È facile a parlare. Se sei depresso, sei fottuto. Diciamo che non è. Non rispondiamo. A volte è più facile per me risolvere le cose nella mia testa. Ma è per questo che sono qui. Puoi parlare con me. Qualsiasi cosa tu senta. Possiamo affrontarla insieme. Ma non possiamo lasciare che questa cosa ci segua fino a St. Louis. Avvelenerebbe ogni nostro briciolo di felicità. Perdona. Se lo faccio. Stando, oramai è fatto. Se ti perdono, giuri che non succederà più? Promesso. Mai più. Questo non è vero, perché dipende sempre da te, Vince. Se fai il cretino come prima, succederà sicuramente un'altra volta. Vince, non capito proprio niente, Vince. Per tuo padre. Le ferite alla testa sono già abbastanza gravi, ma c'è qualcosa lì dentro che fa pressione sul cervello. Come sta? Male. Ma vuole che sia Zoe ad uscire.
E Vince, mi sembra giusto. Ragione. Abbiamo visto di cosa sono capaci queste persone. Ti prego, portala in un posto sicuro. Ho le vostre pizze! Immagino vorrete mangiarle ancora calde. Mandatemi un ostaggio. Forza, vecchio. Fatti una passeggiata. No, 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 non io. Ti prego, prendi... Prendi Zoe, non sono io. Io sto bene, sì. Non mi interessa chi se ne va, basta che sia uno. Invece per il mio ruolo era meglio se rimaneva la bimba. Forse. Manda Zoe. Manderemo Zoe. Ha già visto abbastanza. Bene. Portala fuori, prendi il cibo, torna indietro. Non so se uno... Ti tengo d'occhio, Vince. Tiene in ostaggio una bimba se aumentano gli anni di galera rispetto a un anziano. Una bambina coraggiosa là fuori, ok? Però ci doveva pensare il Mariuolo. Lui lo doveva sapere, non io. Ehi, guarda. Ti era caduto questo? Chiama Gufo. Gufo, eh? Sai che possono vedere al buio. Grazie. E quasi sicuro che la ragazza che stava in piscina all'inizio era Zoe, okay. Questa qua. Stanno uscendo! Rimanete tutti fermi! Visuale su due ostaggi, un maschio e una bambina. È quasi sicuro che quella che stava Zoe dentro la piscina è la fine del gioco. Vicino alla fine. Ma il nonno morirà. È probabile. Preparare al peggio. Non lo so, Zucchina. Noi adulti possiamo controllare alcune cose, ma non tutte. Ma se non lo sai, perché l'hai lasciato là dentro? Perché per noi niente è più importante di te. Non ti avvicinare! Sono lo sceriffo Romero. E immagino che tu sia Vince. Meglio fare alla svelta. Papà ti vuole bene. Sai quanto ti voglio bene, vero? Sì. Sì, all'infinito. Esatto. Quando avrai paura, guarda il cielo e ricordatelo, ok? Ok. Metti la bambina in auto. Resta con lei. Potete prendere una pizza per la bimba. Ti prego, non andare! Devo, Zucchina. E se non torni più? Diciamo, io sono sempre con te. Sai, tutte le cose migliori di me fanno già parte di te. Quindi, ovunque tu vada, io ci sarò sempre. Davvero? Sempre. Ehi, sbrigati! Dai, piccola. Dategli il cibo e rimandatelo qui! So quanto è difficile per te, Vince. Però ho buone notizie. Cibo? Sì. Stiamo per mandare un uomo all'interno. Ci vuole uno sniper. Tipo quelli di Ghost Recon. Se vediamo la squadra mia da 4 là. Su 3. 3 cecchini. Ehi, non scordare i tovaglioli. Anzi, 2. Persone a due vie. Ti contatterò presto. Goditi le pizze. Questi glielo sgamano subito. La prima cosa che dovresti fare è perquisire, non mangiare le pizze. Sei in ritardo, niente mancia. Beh, accidenti. Uno sbirro che mantiene la parola. La pizza è facile. Un elicottero, però. Senti, so che non è quello che volevi. Ma con Romero che ci tiene in pugno, ci sta. Spero che tu abbia ragione. In che senso ci sta?
Ho investito 10 anni di risparmi in questo motel. Ash iniziava a sentirsi a casa. Come potremmo rimanere qui ora? Ridipingeremo le pareti. Sostituiremo i vetri. Vedrai, tornerà come nuovo. Non è per il posto. È per quello che è successo qui. Che è successo? Perché è morto Sam, forse? Vince, Zoe sta bene? Sta bene. Penso che sta meglio di lui, Michelle. Fa male, ma credo che sopravviverò. E così hai incontrato lo sceriffo là fuori? Sì, se così si può dire. E com'è? Ci terrà al sicuro. Sembra avere la situazione sotto controllo. Vince, meno cose sanno sti due, meglio. Vedremo. Difficile a dirsi finché non andrà tutto a puttane. Volete il mio parere? Non fidatevi. Che rimanga fra noi, ma Dante è mio cugino. E con lui come sceriffo... Nessuno nella famiglia pensava che fosse una buona idea. Perché giustamente quello dello sceriffo non se ne importa niente se muoiono tutti quanti. Basta che ripigli i soldi. Conto i nostri soldi. Jay, hai intenzione di mangiare? Non ho fame. Voglio che finisca, Tyler. Tutto questo. Finirà quando vinceremo. Ricordatelo e fai la tua parte. E mangia qualcosa, che cazzo. Vince, posso contare... Secondo me... diciamoci sì. Però che okay, non è vero. Però come lo facciamo a dire col gioco? Ehi! Vince, però non ti fidare. Mi hanno rubato un libro nero. Devi trovarlo. No, non credo proprio. Stai scherzando? Non ci senti? Cerca tra le loro cose. Vince, non dobbiamo cercare. Non se ne importa se viene catturato. Non possiamo averne neanche una. Ma sono 6 pizze. Sono per noi. Quindi allontanati, cazzo. Ma che stronzo. Ma non ci possiamo dire. Ora la glicemia bassa. Prenderò qualcosa dal distributore automatico. No, ho detto di no. La risposta è no. Ma perché? Chiedi delle pizze. Dai, amico, dacci qualcosa. Ci risiamo. Vuoi di nuovo la mia roba? Perché dovrei, eh? Chiedi. Dopo tutto quello che ci hai fatto, ce lo devi. Non vi devo un cazzo. Ti danno problemi? No, tutto a posto. Merda, scusa. Idiota. Ma no, poi Vince, sì. Ma sei proprio cretino. Questi ti sgamano. Sai qual è il tuo problema? Ti intrometti troppo, cazzo. Se te ne fossi stato tranquillo, ce ne saremmo già andati a quest'ora. Non ci avevo pensato. Quello che non capisci è che noi non siamo così. Avevamo bisogno di soldi, ma non è... Quasi falliamo, ci sgamano forse. A Jay piace la natura. Io, sì, Colli. Una volta ho rapinato un negozio Tocca. Di cuori, ma... Come l'avvocamento, meno male. C'è questa ragazza qui che... Non c'è. Anche se forse Jessica dopo questa merda non vorrà più vedermi. Fingi interesse. Mi parla di Jessica. Ti va di parlare di questa ragazza? Jessica, giusto? No, non voglio parlarti di lei, cazzo. Non sono affari tuoi né di nessun altro. Però già sei confuso. Anzi, non pronunciare mai più il suo nome. Ehi, posso, ce la possiamo andare? Di... Vuoi essere mio amico? Vai a farti fottere, stronzo. Quindi, niente pizza? No, niente pizza, gente. Tanto non avevo fame. Beh, ragazzi, ma 2 pizze, cioè non è che se uno salta una cena si muore.
Hai il mio elicottero? Sì, ce l'ho. La FAA ha dato l'ok per attraversare Mexicali e Del Paso. Ora, prima che autorizzi l'atterraggio, voglio parlare del perché hai scelto proprio casa mia. Faccia a faccia, allo scoperto, o non c'è nessun accordo? A che gioco sta giocando? È una trappola? Forse. Adesso dobbiamo stare al suo gioco. Che ne dici se vado io? Hai proprio qualcosa da dirgli? Non esiste. Ho detto a Ma che ti tengo d'occhio. Tranquillo. Oggi faccio il bambino grande. Se fai casini, gli ostaggi la pagheranno. Andrà tutto bene. Hai la mia parola. Tizio della pizza? Andiamo a fare due passi. Ti porto pure a noi. Di a Dante di tirarci fuori. Però Joyce si fida di Dante, invece quello che sta Paul, mi sembra che si chiama, non si fida di Dante. Devi stringere così. Non è colpa mia se hai il collo così grasso. Sto uscendo. Maledizione. Non vedo l'ora di essere su una spiaggia a mangiare tamales, a bere tequila. Ci arriverai. Diciamo ci arriverai, tanto è uguale. Ci sei quasi. Mantieni la calma, eh? Calma, giusto. Parli come Tyler. Dai, per favore, sopravvivi. Guarda chi c'è. Dale Holt. Mi aspettavo tuo fratello. Buon Natale del cazzo. Vince. Non pensavo che ti avrei rivisto così presto. Molto rassicurante. Sai, eri un pesce piccolo finora. Quella brutta aggressione di un paio di anni fa, qualche furtarello. Ma guardati adesso. Voi ragazzi vi siete fatti un nome. E rilancio anche, coglione. Ho pisciato nella tua limonata. Ad ogni modo, credo che abbiate qualcosa di mio. Sì, i tuoi soldi. Non i soldi. Il mio libro nero. Dov'è? Di che cazzo stai parlando? Non fare giochetti con me. Un altro passo e gli faccio saltare la testa, giuro. Dimmi dov'è. Te l'ho già detto. Non ne so niente. Fa come vuoi. Questo se ne torna a casa a cercare il libro nero. Vedi lo sniperino? Vai. Vince, non fare il cretino che lo sposti. Non avvertirlo. Non ti permettere. È andato per il mare. Bersaglio a terra. Ripeto, bersaglio a terra. Assassini! Altro sniper! Fatelo fuori! Mamma, come se ci stavo io, quel Ghost Dragon, quello era proprio morto, che usciva da dentro la porta. Cessate il fuoco! Va bene, ora vai, corri alla porta! Non capisco! Non hai finito, vai a cercare il libro. Non c'è il libro. Non ce l'hanno, non ce l'hanno. L'hai sentito? Non ce l'hanno! Stronzate! Questi ragazzi sono dei bugiardi! Ma faccio tu dentro. Dentro se fossi in te. Che cosa hai fatto? Cosa ho fatto io? Tu mi prendi per il culo! Perché sei tornato? Perché la mia famiglia è qui! Hai fatto uccidere Dale! Ma è stato il cecchino. Sua! Sei tu il capo, Tyler! Sei tu che hai mandato tuo fratello là fuori! Se vuoi dare la colpa a qualcuno, guardati allo specchio, cazzo! Joyce! Cazzo, muore Joyce! No! Tyler! E sono due Tyler che ne uccisi! È impossibile che te la scappotti!
Ho sentito uno sparo. Joyce è morta. Come ha fatto a scrivere con un dito? È velocissimo questo. Oddio, suo figlio? Trova il libro, non ce ne saranno altri. Hai 30 minuti. Che senso ho 30 minuti? Forse Jay sa dove... No, è impossibile. Forse Jay ce l'ha il libro, ragazzi. Perché Jay è quello là che ha aperto la cassaforte. Però non ce l'ha fatto vedere. Ok. Riepilogo di tech, ragazzi. Ci prendiamo cura degli altri e siamo pure empatici. Ha grande fiducia in se stesso. E completa azioni rapide con velocità e precisione. Abbiamo una rana. Ok. Allora, vediamo. Vince ha portato la... Ha ingannato gli Holt per raggiungere l'ufficio. 82%. Queste qui venivano dalle scelte che potevamo fare prima. Quindi siamo andati in ufficio e siamo stati legati nell'ufficio. Abbiamo collaborato per liberarci, 66%. Abbiamo chiamato Dante, 63%, potevamo anche non chiamare Dante. Siamo fuggiti dall'ufficio. E poi? Non abbiamo avvertito dei poliziotti. Perché questo qua non abbiamo avvertito Jay, perché non avevo capito bene il fatto. Però l'avrei avvertito Jay. La polizia è entrata nel motel, doveva entrare per forza. Abbiamo scelto di non scappare, 60%. Guardate qua, potevamo... Succedeva la stessa cosa. Ok. Jim fuori gioco, 53%, però potevano succedere altre cose qui, eh? Tipo moriva qualcun altro. Jim o Zoe, 56% ha scelto Zoe. Oh, 44% ha scelto Jim, eh? Poi, ci siamo uniti sulla discussione della pizza. 60% non siamo riusciti a prendere la pizza. Scudo umano. Abbiamo lasciato che il cecchino sparasse a Dale. 50%. Invece questo qua... Dale potrebbe pure sopravvivere, forse. Joyce è stata uccisa da Tyler. Ah, se non lasciamo che il cecchino sparasse a Dale, Joyce non moriva, vedete? Quindi rimangono Vince, Michelle e Jim ferito. 36%. Su 4 però. Questa era 25-25, quindi la maggior parte delle persone forse bisognerebbe vedere se qua ci sta uno e qua ci sta un 50, per esempio. Però visto che qua ci sta un 50 e 50 dovrebbe essere la scelta più popolare tra le altre cose. Poi il sogno, fare i bagagli. Ci siamo distratti. 42%. Michelle delusa. Mette Zoe a letto. Abbiamo rassicurato Zoe. 64%. È rilassato sul balcone. Abbiamo baciato Michelle. 40%. 73%, vedete, abbiamo lasciato che Michelle finisse la chiamata. E 52% abbiamo preso spiegazione da Michelle. 48% non ha preso spiegazione da Michelle. Ah, se non pretendevamo spiegazioni a Michelle, vedete, no, sì, finiva, questa qui è una fine. Però potevano mettere un poco meglio questa fine. Abbiamo discusso con calma, 12%, la maggior parte si è incazzata come una bestia e abbiamo perdonato Michelle solo il 15%, ragazzi. E questo era il secondo capitolo di As Dusk Falls. Ragazzi, noi ci vediamo domani con il terzo capitolo di questo gioco che mi sembra abbastanza bello, molto bello. E soprattutto non è assolutamente lento, ci sono colpi di scena dopo colpi di scena. Ci vediamo domani, ciao!